Anticipazioni e spoiler, uomini e donne, oggi 26 marzo si è registrata una nuova puntata e grazie al sito Instagram di Lorenzo Pugnaloni possiamo dirvi che cosa è accaduto in studio. Colpo di scena, finalmente nella prossima registrazione Lavinia farà la sua scelta. È il caso di dire The Hand. Si è conclusa infatti in modo definitivo la storia tra Gemma e Silvio. Loro hanno discusso al centro dello studio tentando di riappacificarsi, ma nulla. Silvio così ha deciso di andarsene in modo definitivo anche dal programma. Parliamo sempre del turnover. Armando ha mandato via la ragazza che era scesa per lui ieri. Oggi però ne è scesa un'altra per lui, ma non l'ha tenuta. A quel punto si sono scagliati contro Gianni, Aurora e anche Paola, che è intervenuta contro di lui. Tina invece l'ha attaccato dicendo che lui è una donna fuori. Durante la lite Gemma e Silvio, lui è anche uscito dallo studio e Gianni ha detto: "Non ritengo giusto questo comportamento, chi è lui per uscire?", sempre riferendosi ovviamente ad Armando. Invece Riccardo è ritornato in studio, è scesa una nuova dama per lui e l'ha tenuta. Ma parliamo un attimino del trono classico e dei nuovi tronisti. Luca è uscito in esterna sia con Alessandra che con Ilaria, ha trovato un po' troppo pesante il bacchettone Ilaria e quindi l'ha eliminata. Nicole invece ha portato in esterna Carlo e c'è stato un altro bacio super passionale, questa volta con lui. Andrea invece ci è rimasto malissimo. Lavinia, che farà la sua scelta nella prossima puntata, ha ballato con entrambi oggi studio, prima con Campoli e poi con Corvino. Alla fine della puntata lei e Gianni hanno ballato una baciata. Non si sono viste esterne, ma lei ha chiesto di rivedere entrambe e fare l'ultima prima della scelta. Voi che cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti. Questo e tanto altro grazie a Lorenzo Pugnaloni, sito Instagram.